Posso far partire la registrazione. Riuscire almeno. Salva 4 funghi. Oh cazzo, è vero. Avevamo i nostri qua. Me l'ho completamente dimenticato. No, aiuto. Basta. Prego, ti prego, ti prego. Ce l'ho fatta. E ora? Reception nella palude. Oh cazzo, è vero che erano invertite. Accidenti, il sentiero è molto stretto. Devo muovermi con attenzione. Un attimo, pensavo che... No, non so perché, pensavo stesse parlando in inglese per un momento. Ah, 5 anelli. Fanculo. Ah, proprio così incomincio. Aia, me la sto vedendo brutta! Va bene. Spero di non perdere fotogrammi oggi. Tanto io non so minimamente come siamo finiti qui. Addia cazzo. Ok, gentilissimo. Che incubo. Basta così, questo posto fa schifo. Va bene. Non mi aspettavo con tanta cattiveria, devo essere onesto. Ok. Aspetta, ma stanno aumentando? Ma in quale zoo si trovano cose del genere? In un pessimo zoo, ecco in quale. Sperani. Niente di aiuto. Non è niente di particolare, sono rani. Ah, ma il salvataggio è soldato? Mica me ne ero accorto. Ma sto almeno andando dalla parte giusta, perché... Voi ragni dovreste tornare nella vostra gabbia. Come portarci dei fiori? Aspetta, ha detto portaci dei fiori o portaci dai fiori? Ok, ha detto dai fiori, quindi... Fiori, oh. Ok, tutto questo per una monetina di merda. Accidenti, il sentiero è molto stretto. Devo muovermi con attenzione. Ancora? Ok. Perché ammetto che sono caduto per sbaglio. Dove è andato Melman?
Era proprio dietro di noi. Alex! Marty! Gloria! Mi ha toccato la testa! Calmati, che cosa ti ha toccato la testa? In effetti non lo so, ma era buio e qualcosa mi ha toccato la testa. Sei piuttosto alto, sai? Oh! Zitti, ragazzi, zitti! Avete sentito? Guardate là! E Julian? Ci stiamo dirigendo da Julian, immagino. Ha fatto un suono stanese. Nuovo livello sbloccato. Salva i lemon. Allora, quindi me ne mancherebbe una, due, tre, quattro, cinque. L'ho fatto finire oggi, è per quello che sto contando. Vabbè, dai, lo giochiamo, va. Cos'era? Festa dei lemon. No, questo è... Salva i lemon. Belli i lemon. Mi piacciono. Aspetta, Si vede in maniera normale? Sì. Sembrano degli scarafaggi pelosi. Forse stavano andando a letto. Ti capita spesso di correre a letto urlando? Quasi ogni notte. Abbiamo presente. Ehi là! C'è nessuno? No! Che strano. Pensi che mi abbiano creduto? Mortino, hai mai pensato che dicendo che non ci sei dimostri che ci sei? Non ho capito. Pensate che siano amichevoli? Non lo so. Sarei molto contento se lo fossero. Oh, davvero? Sì, sarei davvero molto contento. E se ti dicessi che ho un piano per scoprire se sono amichevoli? Sarebbe fantastico. Qual è il piano? Che cos'è? Sembra carino. Beh, prego, non male fare. Oh no, un masochista! Secondo me non è quello che intendeva. Ciao! Come ti chiami? Ci vorrà un bel po'. Cosa succede? Non l'hanno ancora mangiato. Secondo me siamo a posto. Splendido! Allora formeremo un comitato di benvenuto e li accoglieremo! Non avete intenzione di mangiarmi? E perché qualcuno dovrebbe mangiarti? Ottima domanda! Darò io la risposta! Mamma, spero non si sia... Ehi, perché qualcuno dovrebbe mangiare Mortino? Perché è molto fastidioso, vostra maestà. Perché è molto... No, non è per quello. Il motivo è un altro. Perché noi siamo lemuri e i fossa mangiano i lemuri. Perché noi siamo fossa e i fossa mangiano i lemuri. Fossa? Dove? Ah, no, non... Comunque intendiamo darvi il benvenuto, giganti che non vogliono mangiare Mortino. Da dove venite? Da New York. Che zoo è questo? Zoo? Questo termine non mi è affatto familiare. È un'espressione di New York? Quest'isola su cui viviamo la chiamiamo Madagascar. Madagascar? Marty, hai idea di cosa vuol dire? Che finalmente sei libero! Marty, il tuo desiderio si è avverato! Ehi, hai ragione! Naturalmente, siamo liberi. Quasi non ci credo. Ma, un momento. Voi, chi siete? Io sono Julian, re di tutti i lemuri, e lui è Maurice. Siamo il comitato di benvenuto, quindi benvenuti, giganti di New York! Chiedo scusa, ma ho notato che alcuni vostri sudditi si sono messi a strillare alla sola menzione della parola fossa. E per caso dovrebbe far strillare anche noi? Fossa? Beh, i fossa sono nemici giurati di noi lemuri. Il problema essenziale è che i fossa amano mangiarci. Questa cosa non mi piace. Che aspetto hanno i fossa? Sembrano più o meno... così!
Mi sembrano piuttosto affamati, o sbaglio? Ehi, i miei amici se ne vanno ancora! Aspettatemi! Non preoccuparti, mio nuovo amico, li rivedremo più tardi e ora dobbiamo trovare un posto per nasconderci finché il problemino non sarà risolto. Problemino? I fossa sembrano piuttosto feroci. Seguici, c'è un passaggio segreto sotto il baobab. Vieni con noi! Matti? Che? Ci ho messo un attimo. Va bene, cerchiamo di non farlo mai più. E ora, dove si va? Seguici, Marty, ci aspetta una nuova festa! Come lo sai il nome? Non riesco a capire se siete ingenui o semplicemente stupidi. Bello. Non so, non avevo ritornato. La finestra del laboratorio. Il percorso sicuro. Minchia, immagino. Quelle stalagmiti non sembrano robuste. Attenzione! Ah! Pezzo di merda. Le zebre non sono fatte per nuotare nell'oceano. Fammi uscire da qui! Dato un oceano. Devi starci dietro! Bisogna fare festa! Scommetto che posso sfruttare a mio vantaggio le rocce instabili. Devo raggiungere i lemuri in fretta. Questi fossa non scherzano affatto. Quanto è certo che che dovevo combattere i fossa arrivati a un certo punto? Io lo do quasi per scontato. Cercando di sistemarmi con la telecamera, ma no. Ma questo non è tipo l'ingresso. Esatto. Ah, di qua dovevi andare. Oh no! Sono i temuti ragni delle caverne acquatiche! Temutissimi. Ok. Su. Bravo Marty. Accidenti! Ora piovono ragni dal cielo! Ah, ma c'è Julian sopra di me. E mica me ne ero accorto. Non dovresti essere un po' più veloce? A te che devi stare tranquillo, Julian, se metteva un cartone in faccia che porca puttana te lo ricordi per sempre. Ho sempre avuto una paura irrazionale delle stalagmiti. Perché mai? Vabbè, irrazionale, giustamente. Eia, ho scambiato questo per un ragno. Muoviti, Marty! Ma che cazzo? Ma si sta completamente buggando, Julian. Ma è colpa dell'emulatore? Guarda. Ma è completamente fottuto. Cioè, sta cercando di raggiungere i binari 1/4. Dove sta andando? Oh? Ma no, io non so se sia davvero colpa dell'emulatore o no, perché... Oddio, io sono ragni giganti! Anche se forse sono meglio degli scorpioni giganti. Quelli li incontrerai nel prossimo gioco. Forse dovrei prendere a calci le stalagmiti. Ho parlato troppo. Minchia, stai zitto. Ho di meglio da fare che sguazzare nell'acqua in questo modo. Dai, ce l'abbiamo fatta. Qui c'è molto vento. Troppo per noi piccole creature. Ma non sta parlando sì, nessuno. Sì, ho notato. Temo che alcuni lemuri siano rimasti bloccati. Ti va di sfidare il vento per salvarli? Io? Qui fuori fa freddo. Sì, ma sei abbastanza grosso da resistere alle raffiche di vento, a condizione di ripararti dietro le barriere e di restarci finché il vento non si placa. Alla Donkey Kong Country Returns. Salve. Aiutaci! Hanno bisogno del mio aiuto! Ok. Grazie! Wow! Ok. Devi darmi un attimo. Oh, maledetto vento! Mi hai salvato! Excelsior! Oh, mi piace la
la precisione con la quale mi hai portato qui, eh. Ehi, voglio scendere! Ok. Aspetto qua. Tanto io non ho fatto. Io l'avrei fatta un pochino più grande la scritta salva i Lemuri, eh. Non l'ho visto. Non ho visto il fondo. Non ho visto il fondo. Ok. Le zebre non sono fatte per essere legnate in questo modo. Non posso credere a quello che sto facendo. Le zebre non sono fatte per il vento. Fanculo. Questo è abuso di animali. Ma come cazzo ci dovrei mai arrivare? Ma posso bloccarmi in Madagascar? Sotto le barriere più basse, il vento mi spazzerà via. Salvaci, eroe! Fammi scendere! No, 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 no. Lemuri, dove siete? Marty sta prendendo freddo qui. Vabbè, a parte che questa cazzo di vento dovrebbe mai essere, perché è una raffica del genere. Mi è piaciuto per spostare una zebra in questo modo, ma... Il pericolo si avvicina. Ma non è possibile. Che culo che ho avuto qua. Aiuto. Ho capito, devo andare lì. Se io devo andare lì, tu dovresti dare la possibilità di andare lì, no? Oh, maledetto vento! Ok. Sei un santo con la pelliccia! Forse per ripararmi dal vento? Zebra, ti benediciamo! Ok, ora non devo più fare intervalli con le zebre, ma devo... solo raggiungere la fine. Va bene, fermatelo. Come cazzo mi inchino? Che mi imbestialisca. Ma posso inchinare? Wow. Ok, stavo facendo un test. Che è una cazzo di vita. Una missione in sto gioco. Ok. Spero che non ci siano troppi lemuri da salvare. Fra un po' sarò io a dover essere salvato. Andato. Altri? Come altri? Se vabbè. Ti ringraziamo dal profondo dei nostri cuori. Ok. Accidenti, il vento è forte. Il pericolo si avvicina. Ok. Aiutaci, aiutaci. E grazie, me sono cercato. Grazie, grazie. Vabbè, dai, ne ho già raccolti tre. Sto pensando a come sta cazzo arrivare lì. E dove sta il quinto? Allora, ora non mi muovo perché ho perso tempo da quando sistemare la telecamera, però... Oh, maledetto vento! Mi hai salvato! Il quinto? Excelsior! Il quinto è lì? Hanno
bisogno del mio aiuto. Facciamo il giro. Salvaci, eroe! No! Ma non ho visto! Ti prego, sci. Dai! Che palle! Ok. Il pericolo si avvicina. Ok, dove sta cazzo sei? Per il vento. Eh beh, sono d'accordissimo con lui, dall'altro. Oh mio Dio, non la telecamera che va al contrario. Ti prego, poi basta. Perché ammetto, ne avevi un pochino pieni i coglioni, ma... Così qua è Anta nel frattempo. Quasi la metà. Andati? Sembra che i piccoletti siano in salvo. Ma dove sono finiti tutti quanti? La connessione. Sono nuovamente solo. Uffa. Dovrò chiedere indicazioni a qualcuno del posto. C'è il problema. Scusa, non capisco. Parli la mia lingua? Aspetta. Direi di no. Vabbè. È meglio che me ne vada che cerchi gli altri. Aspetta. Peccato per... Posso far ripartire la registrazione e pipendi. Sembra un bel posto per le vacanze. Ok. Che modi! Credo che dovrò stare attento a quegli animali. Mi sembrano un po' troppo aggressivi. Tu dici? I fossa sono proprio cattivi, anche per gli standard dell'isola. E immagino che lui, dopo essere stato in quest'isola da un paio d'ore, sappia perfettamente quali sono gli standard. Cazzo! Mi ci mancano le anguille elettriche, guarda. Ma quale località turistica accoglie così gli ospiti? Dovrei sporgere denuncia all'ufficio del turismo. Ma che cazzo. Ok. Chissà dov'è l'ufficio reclami. Per i fossa, capito? Sono proprio cattivi anche per gli standard dell'isola. L'ho fatto svenire, ma gli ho urlato addosso. Che cazzo vuol dire? La connessione è andata puttana ancora un po'. No, non è possibile. Non voglio utilizzare i salvataggi rapidi perché sono tentato, minchia, davvero di utilizzargli a ogni fottuto assalto che faccio per evitare di rifare questa azione 1600 volte. Ok. Parte 1 andata. Ehi ragazzi, avete visto gli altri miei amici? Devono aver già raggiunto la sede alternativa della nostra festa. Dove si trova di preciso? Non lo so, prima di iniziare a cercarli dobbiamo considerare vari fattori. Primo... Wow! Un sentiero diretto che sembra sicuro! Andiamo!
Ragazzi, credo che dovremmo fare attenzione. Ci sono degli animali molto... Non voglio sentire la fine di nessuna frase. Ora andiamo. Con lui è meglio non discutere. Ragazzi, dico seriamente, da queste parti ci sono animali forniti di zanne artigli. Come li chiamate? Fossa? Come re proclamo lo stato di... panico! Il re ha parlato. Ora basta! Non farò più il bravo leone! Fossa, a noi due! Proteggi i lemuri! Che senso proteggi i lemuri? Ma queste ombre tipiche di un gioco palesemente emulato... Io prendo quel canello, nel frattempo. Accidenti, se non ci fossi stato io quei lemuri... Devo ricompormi in fretta, altrimenti sono finito. Ok. No, via. Questo non è sicuramente un luogo di vita. Aia. Il leone deve essere più veloce se vuole sopra... Ho capito. No, figa, tutto da capo ogni volta, no. Potrei anche tirare dei mango. Accidenti, se non ci fossi stato io, quei lemuri sarebbero morti. Ok, no. Questo non è sicuramente un luogo di villeggiatura. Chissà come ho fatto a crederlo. Ok. Ho perso un lemur. Quei fossa non sono cattivi. Sono proprio persi. Ehi, fossa, qual è il problema? Ok, faccio una cosa, perché se no non la finiamo più. Fate la taglia rapida. Oh, sarà meglio fare attenzione ai fossa sulle sporgenze. Accidenti, se non ci fossi stato io, quei lemuri sarebbero morti. Prendi questo, dannato fossa! Ok. Nope. Mi hai salvato. Ehi, l'albero degli eroi è vicino. Questo non è sicuramente un luogo. Come albero degli eroi? Ragazzi, avete notato? Ok. Sei bellissimo. Siamo quasi arrivati alla fine. Urrà! Mi piace. Non sono proprio persi. Oh mio Dio, ma è difficilissimo. Ho avuto delle difficoltà. Porca troia. Vissuti a un'altra invasione dei fossa senza un graffio. Beh, con qualche graffio il nostro gruppo non è intatto al 100%. Sembra che Smortino, il caro cugino di Mortino, non sia più fra noi. Smortino? Smortino? Sì, e ora si torna al nostro villaggio per dei festeggiamenti. Da quando ha l'eterocromia? Come Julian. Va bene. Un attimo di panico. Va bene. Banchetto selvaggio. Un attimo, pensavo che mi dicesse il personaggio che avrei dovuto interpretare. Bella questa immagine. Benvenuti giganti di New York, arrivate al momento giusto. Stiamo preparando una bellissima festa con carote, funghi e cipolle cavernicole. Ah, per dessert c'è la torta di angurie. Ma non abbiamo nulla di simile. Ecco perché noi lemuri siamo così operosi. Vado.
Il problema della festa è che quando i Fossa ci hanno attaccato hanno spazzato via le nostre scorte di cibo. Ce n'è sempre una. Beh, sarà una grande serata. Qualcuno vuole del cibo? Voi potreste contribuire portando del foraggio. Mi sembra pericoloso. Allora, che ne direste di raccogliere frutta e verdura? Questo va bene. Allora è deciso. Usa i totem per selezionare un altro dei tuoi tre amici. Tutti hanno abilità diverse e possono svolgere incarichi differenti. Ah, un'altra cosa. Se ti servono consigli su dove cercare le portate del banchetto, puoi tornare da me e io cercherò di aiutarti. Ma come cazzo funziona? Gli scarafaggi, ma non credo che tu possa aiutarmi. Pensi di riuscire a portare qui Melman? Allora. Ehi, hey, stai per caso facendo yoga? Sto solo cercando di prendere questo frutto e... Oh, cuore mio, smettila di battere così. Ma cosa dici? Mi chiamo Wilbur e tu sei la creatura più bella che abbia mai visto. Devo averti. Ma per favore, ti sarà molto più facile procurarti quel frutto e già non mi sembri molto capace. Beh, io... ecco, non posso sollevare pesi perché prima mi sono fatto male al ginocchio facendo qualcosa di... davvero spettacolare. Senti, forse potresti aiutarmi a schiacciare le angurie per preparare la mia famosa torta di angurie. E io cosa ci guadagno? Beh, potrei prepararne un po' anche per te, così la porterai alla tua festa. Andata. Molto bene. Dobbiamo solo schiacciare le angurie in fretta man mano che maturano. Altrimenti marceranno in fretta e io uso solo frutta fresca. Chiudo qui la registrazione un attimo, che la salvo pure.